Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Prima di iniziare con il nuovo video, vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. Buongiorno ragazzi, oggi 30 maggio 2021, volevo fare un video aggiornamento. Abbiamo un nido qui dove non c'è niente preparato. Abbiamo nido di Clitis, non so se vi riesco a far vedere le uova. Tre uova, aspettate ragazzi, nido di Clitis con tre uova. Abbiamo un altro nido con uova, secondo uovo, ma non so di cosa, di chi sia. Poi abbiamo uovo di diamante pappagallo, tre uova di diamante pappagallo. Poi abbiamo un nido. Ci spostiamo un attimo perché anche io non so se ci sono nidi con le uova. Questo qua no, questo no, qua penso di no. Ci sono nidi che stanno costruendo, qui non sappiamo se ci sia qualcosa. Ancora nidi, abbiamo dei nidi. Andiamo avanti ragazzi, vi faccio vedere ancora. C'è questo nido, credo sia di cordon bleu, con il primo uovo. Vi faccio vedere i diamanti rufiicauda dove hanno nidificato. Guardate, quattro bei pulletti di rufiicauda in purezza, ovviamente ragazzi, perché per me la purezza è tutto. Guardate i gozzetti. Guardate che bellezza, ragazzi. E vi dico dove hanno nidificato. Nidi al naturale. Nonostante avessi mascherato questo nido per canarini, vedo stanno provvedendo a rimbottire. Ora vi mostro un'altra piccola perla, piccoli di coda lunga, di cui un cremaino. Non so se riesco a farveli vedere. Vedete ragazzi, piccoli di coda lunga, sono tre bei piccoli, sempre in purezza. Andiamo avanti amici, andiamo avanti. Nido di diamante di Clitis con il primo uovo, e di là abbiamo le coco, che faremo qualche video a breve su di loro, ma ci tenevo ad aggiornarvi oggi sulla situazione esotica, perché vediamo che stanno partendo gli esotici. Abbiamo un nido con diamante di Biglio con il primo uovo. Guardate amici, andiamo a vedere qui. C'è qualche uovo, ma non so di che animale sia. Ancora un nido fatto. E beh, che dire amici, abbiamo ancora dei nidi lì. Qui abbiamo ancora un nido. Ragazzi, gli animali con il flash si spaventano.
Guardate, questa è la mia verriera, zebrati, e stiamo provando, ecco, un piccolo diluvio cauda della nidiata precedente, e abbiamo anche, se riesco a farveli vedere, abbiamo anche due piccoli coda lunga della nidiata precedente, eccolo ragazzi. Tutto ed esclusivamente in purezza. Ho inserito in voliera zebrati e una coppia di cola tagliata, e proviamo anche loro. Beh, i piccoli li abbiamo visti, speriamo vada tutto a posto, a breve li anelliamo e niente. Io vi voglio far vedere di nuovo questo nido, tutto al naturale. Guardate ragazzi, piccoli rufi cauda. Ragazzi, scusate l'assenza, ma per motivi lavorativi e per problemi personali sono un po' assente da tutti i social, come chi mi segue costantemente può notare. E beh, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale, e noi ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao a tutti.